Lui si dichiara innocente, ma il tribunale di Dresda lo condanna a nove anni di carcere per l'omicidio di Daniel Hillen a Chemnitz, in Sassonia. Per i magistrati avrebbe agito insieme a un complice, un iracheno tuttora latitante. Il fatto risale al scorso 26 agosto a Chemnitz, nella Germania orientale, e scatena un'ondata di proteste anti-immigranti che porta la cittadina al centro dei riflettori della stampa di tutto il mondo. Infatti, in seguito all'omicidio, la cittadina diventa teatro di una vera e propria caccia allo straniero. L'eco della protesta arriva nel giro di poche settimane anche a Berlino, spaccando il partito della cancelliera e provocando le dimissioni del capo dei servizi segreti interni tedeschi. Per la difesa la sentenza sarebbe stata influenzata proprio dal violento dibattito.